prendiamo un altro caso, quello di una individualità che si è vissuta dedicandosi in modo particolare alle forme architettoniche. Ciò che questa individualità ha vissuto con esse si traduce in forza di vita interiore e cesella in modo speciale lo strumento dell'orecchio, cosicché questi diventerà un grande musicista. Egli non diventerà dunque di nuovo un grande architetto, poiché le forme presenti nell'architettura dovranno edificare gli organi interni. Le capacità esteriori spesso ingannano su ciò che dalla precedente incarnazione ha condotto all'esplicazione di questo talento. Così dobbiamo anche riflettere sulle capacità che più ci mancano, il che ci può portare ad individuare ciò in cui abbiamo brillato nella vita precedente. È facile prendere queste cose dal verso sbagliato. Come ci può insegnare una certa riflessione, che cioè è il nucleo essenziale dell'uomo ad essere all'opera di incarnazione in incarnazione, così la chiaroveggenza ci mostra che l'uomo non impara facilmente una lingua per il fatto di aver vissuto in una precedente incarnazione nel luogo della lingua in questione, altrimenti i nostri studenti dovrebbero imparare più facilmente il greco e il latino, poiché queste un tempo erano le loro lingue madri. Ciò che ci siamo attirati esteriormente è racchiuso tra nascita e morte e passa nell'incarnazione successiva sotto forma di forze trasformate. Chi in una incarnazione aveva la predisposizione ad imparare molte lingue non l'avrà anche nella successiva, ma in compenso avrà l'inclinazione a valutare le cose senza pregiudizi, mentre coloro che non hanno portato con sé dalla precedente incarnazione una tale predisposizione giudicheranno in modo unilaterale. Queste sono le cose che hanno a che fare con i segreti della reincarnazione. E proprio guardando a questi misteri ci si formerà un'immagine più precisa di quello che nell'uomo è interiore e di ciò invece che deve essere considerato esteriore. La lingua non è una realtà interiore. Si può amare una lingua in ragione dello spirito di popolo che essa rappresenta, ma la lingua è qualcosa che agisce da un'incarnazione all'altra sotto forma di forze metamorfosate. Quando l'individuo si esercita in queste cose e si dice «Ora intendo desiderare e volere quello che fino ad ora ho desiderato e voluto di meno», le rappresentazioni di ciò che ora si vuole in tal modo si conformano in un'immagine della precedente incarnazione. Questa immagine si formerà con grande esattezza se uno prende sul serio le cose che ho qui caratterizzate, perché dal modo in cui queste nuove rappresentazioni si comporranno in un'immagine, uno sentirà chiaramente se questa gli appartiene oppure se gli è del tutto estranea. Quando attraverso l'elaborazione di queste rappresentazioni uno si è dipinto una tale immagine davanti agli occhi dell'anima, potrà valutare quanto essa sia sbiadita nel corso del tempo. Si avrà il sentimento. Questa immagine non potrebbe essere né tuo padre, né tuo nonno, né il tuo bisnonno. Lasciando agire questa immagine su di sé, si giunge alla certezza interiore del numero di generazioni che si frappongono tra sé e quell'immagine. Supponiamo di avere questo sentimento. Tra te e quell'immagine ci sono 12 o 7 persone. Proprio un sentimento simile si sviluppa in noi. Se ci sono 12 persone tra noi e quell'immagine, allora basta dividere per 3 e avremo 4. 3 per 4, 12. In tal modo si giunge al numero di secoli che di regola ci separano dalla nostra precedente incarnazione. Una persona che dall'immagine che si è formata trae il sentimento che 12 persone
la separino da quella stessa immagine, svilupperà la convinzione che la sua precedente incarnazione ha avuto luogo più o meno 400 anni fa. 12 diviso 3. 4. La maggior parte degli uomini troverà che in questo modo è in grado di stimare quando ha vissuto la sua precedente incarnazione. Con questo abbiamo toccato cose che sono del tutto estranee all'umanità attuale. E non c'è dubbio che se venissero raccontate a persone impreparate, costoro le riterrebbero delle incredibili fantasticherie. Il destino della visione scientifico-spirituale del mondo sarà sempre quello di opporsi in un certo modo al sapere che si è consolidato come portato del passato, poiché questo tipo di sapere rappresenta il più grossolano e desolato materialismo. Proprio quando alcune visioni del mondo ci si presentano come se poggiassero sul solidissimo terreno della scientificità, possiamo star certi che esse sono nate dalla più squallida forma di materialismo. E poiché la scienza dello spirito ha il compito di fare qualcosa, ossia di esigere dall'essere umano ciò che gli potrebbe effettivamente realizzare, per esempio quando la scienza dello spirito gli richiede di impegnarsi a conoscere le sue passate incarnazioni, mentre oggi generalmente egli vuole proprio il contrario, allora ci si può immaginare quale opposizione questa scienza debba suscitare ovunque, perché gli uomini non saranno assolutamente disposti ad accogliere cose estranee alle loro abitudini di pensiero, come lo sono delle verità spirituali. A questo punto forse ci si chiederà: perché questa visione spirituale delle cose si presenta proprio ora all'umanità? Perché non giunge più tardi, quando gli uomini saranno più maturi, più preparati? Questo accade perché non si può immaginare una differenza tra due epoche più sostanziale di quella che c'è tra la presente e quella in cui gli uomini si troveranno a vivere nella loro prossima incarnazione. Il modo in cui si sviluppano le facoltà spirituali non dipende dall'uomo, ma dipende dal senso, dal decorso complessivo dell'evoluzione terrena. Il tipo di uomo che incarna la vita culturale attuale è molto lontano dal credere all'esistenza della reincarnazione e del karma. Si può vedere quanto saggiamente questo fatto sia collegato con ciò che oggi gli uomini compiono e imparano in relazione alle loro facoltà intellettuali. Attraverso tutto questo gli uomini fanno sì che nella seguente incarnazione avverrà proprio l'opposto. Nella seguente incarnazione questi uomini avranno una forte nostalgia e inclinazione a voler conoscere la loro vita precedente. Per il fatto che sono uomini tipicamente del presente, rinasceranno con una forte disposizione a voler percepire la loro precedente incarnazione. Ci troviamo ad una svolta dei tempi nella quale gli uomini saranno sempre più pervasi da un sentimento che farà dire loro: la nostra vita resta inspiegabile se non sappiamo com'è stata la vita precedente. Essi vivranno da tormentati se non riusciranno ad avere una tale conoscenza. È proprio per questo che la scienza dello spirito giunge ora, per preparare gli uomini alla loro prossima incarnazione, perché gli individui che oggi coltivano la scienza dello spirito svilupperanno comprensione per incarnazione e karma. E grazie a questo sperimenteranno armonia interiore nella loro anima. Avranno, come tutti gli altri, il desiderio di ricordare la loro passata incarnazione. Gli uomini che oggi rifiutano la scienza dello spirito proveranno qualcosa di simile ad una tortura interiore. Saranno confusi, disarmonici. Nella loro prossima incarnazione si dovrà dire loro: potrai comprendere cosa ti ha causato questo tormento solo se ti convinci in tutta serietà che sei stato tu stesso a volere quel tormento. Naturalmente essi non ci vorranno credere, ma comprenderanno il loro
sentirsi un nulla, la loro desolazione, e capiranno il senso del monito. La vita che volete fuggire in realtà l'avete voluta voi stessi. E allora rifletteranno e si diranno: poiché in una passata incarnazione ho vissuto in modo da dire che assurdità, che idiozia, come si può credere che a questa vita ne segua un'altra, poiché ho avuto tali pensieri, la mia vita è diventata vuota, assurda. Ho seminato in me un pensiero che è una forza reale e che ha reso la mia vita desolata e vuota. Questo è il karma del materialismo. La prossima incarnazione sarà piena di senso per coloro che dicono a se stessi che la vita si svolge in base a causa ed effetto, cioè in modo sensato e armonico. Al contrario, sarà desolata e vuota e senza senso la vita di coloro che, respingendo il pensiero della reincarnazione, hanno impostato da sé la loro vita in quel modo. E così vediamo che i pensieri non passano direttamente in quanto tali nella vita seguente, ma vengono trasformati in forze. Nei mondi spirituali, nella vita tra morte e nuova rinascita, i pensieri non hanno alcun significato nella loro forma attuale, ma soltanto dopo essere stati trasformati in forze reali. Per quanto meraviglioso possa essere un pensiero, quando l'uomo varca la porta della morte, quel pensiero sparisce. Rimane soltanto l'entusiasmo che ha accompagnato quel pensiero. Anche della scienza dello spirito, oltre la soglia della morte, l'uomo non porta con sé i pensieri, bensì l'intensità dei pensieri ad essi connessi. I pensieri, in quanto tali, hanno un significato solo per il mondo fisico, sensibile. Nei mondi superiori, i pensieri vivono trasformati in forze. I pensieri che negano la reincarnazione vengono sperimentati come tormento, come dolore, come senso di vuoto. Proviamo ad immaginare di avere molto a cuore qualcosa, che ci piaccia molto vederlo quando andiamo in un certo luogo. Per esempio, ci siamo abituati a vedere sbocciare un fiore in un giardino e abbiamo gioito spesso nel vederlo. E ora immaginiamo che arrivi qualcuno e recida quel fiore. Proveremo dolore per questo fatto. Se si cerca di comprendere con la chiaroveggenza da dove nasca il dolore, si capisce che è perché il corpo astrale e quello eterico sono racchiusi nel corpo fisico. Quando, ad esempio, ci procuriamo un taglio, i due corpi, astrale ed eterico, non possono connettersi come si deve con quel punto del corpo fisico e così sorge il dolore corporeo. Così i pensieri che l'uomo si fa nel presente hanno un effetto fin nel futuro. Gli si faranno incontro in futuro come forze operanti in lui. Al contrario, egli non troverà nulla in sé come forze di fede e di conoscenza se non provvede ad inviarne nel futuro. E allora avvertirà tutto questo come tormento, come paralisi. Queste sono le cose che devono portarci in chiaro, da una certa prospettiva, il corso del karma. Ho dovuto parlarne oggi per poter poi individuare ancora più chiaramente i modi in cui l'uomo può rendersi capace di conoscere la sua propria essenza spirituale. E lo faremo nei prossimi video con il titolo della nuova conferenza che fu il 30 gennaio del 1912 a Berlino, che è Ciò che più ho detestato. Ciao, a presto!